Di Felice Antonio, Head of Public Affairs and Media Relations di Fastweb, è ospite della quinta edizione di How We Can Govern Europe. Con lei parliamo di innovazione e di trasformazioni tecnologiche. Nel suo intervento, lei ha tracciato un quadro di queste trasformazioni e dell'impatto che queste hanno nella vita reale di tutti i giorni. Le chiedo di spiegarci in maniera più sintetica Certo. il succo delle sue parole. Le innovazioni di cui abbiamo parlato oggi sono, diciamo, queste tecnologie di cui si parla poi molto in generale, quindi dalla blockchain alla robotica, all'intelligenza artificiale. Si tratta di tecnologie che hanno un potenziale enorme, molto disruptive, insomma, di cambiare in maniera abbastanza drammatica dei settori industriali e il modo in cui si lavora in questi settori. Il primo elemento da sottolineare è intanto che queste tecnologie diventano pervasive nel momento in cui si innestano su un'infrastruttura nuova che è quella del 5G. Perché il 5G è un'infrastruttura che non è semplicemente la nuova generazione di telefonia mobile, ma è un'infrastruttura che ha questa capacità di supportare la connessione di migliaia di oggetti, quindi rendendo possibile l'interazione tra appunto una quantità enorme di sensori, per esempio, e di oggetti con la rete. E perché appunto rende quindi possibile l'inserimento di queste tecnologie in contesti che invece prima avrebbero avuto difficoltà ad integrarle dentro. Quindi questo è fondamentale, diciamo, dobbiamo parlare sempre di un passaggio doppio, quindi da una parte tecnologia, da una parte un'infrastruttura abilitante. Queste tecnologie, poi come spiegavamo oggi, hanno la capacità di trasformare profondamente il mondo del lavoro, perché eliminano in qualche modo, cioè, il minimo comune denominatore forse è l'efficienza, rendono tutto più efficiente e eliminano la necessità da parte del lavoratore di certe attività più ripetitive, che invece appunto vengono a questo punto fatte dalle macchine. Questo è una sfida chiaramente, perché da una parte migliora la qualità del lavoro, dall'altra chiaramente rende fondamentale l'innesto nel mondo del lavoro di competenze, di skill che prima non c'erano, perché diciamo in modo che poi il saldo dal punto di vista occupazionale sia sempre positivo. Nella pubblicistica italiana non va molto a fondo, però c'è una divisione tra innovazione buona e innovazione cattiva. È chiare con. A me non ho dubbi sul fatto che l'innovazione è tutta buona. L'innovazione però va governata, diciamo, semplicemente l'innovazione appunto non è un processo che può essere lasciato semplicemente andare, ma appunto c'è sempre bisogno di politiche pubbliche, ma anche di interventi privati che in qualche modo l'accompagnino e facciano in modo appunto che sia disruptive per dei settori senza essere disruptive in termini di impatto sociale. Da questo punto di vista, per esempio, Fastweb, che è sicuramente un'azienda leader in termini di innovazione tecnologica, diciamo, ha contestualmente un programma, per esempio, di corporate social responsibility, che è tutto concentrato sul tema appunto della riqualificazione professionale, della creazione di questi skill di cui parlavamo prima. Abbiamo un progetto che si chiama Fastweb Digital Academy, in cui somministriamo a giovani, meno giovani, corsi in cui appunto attrezziamo i ragazzi e i lavoratori con degli skill che poi possono servire in questi contesti nuovi che dicevamo.